Agosto C, 20 agosto. Le parlavano delle noie che dava l'infermiere una povera consorella malata di nevrastenia. Disse con slancio: come sarei stata felice di essere infermiera per curare quella sorella. La grazia avrebbe parlato più forte che la natura. Sì, mi sarebbe piaciuto molto e ci avrei messo tanto amore. Oh, mi pare che avrei reso tanto contenta quella suora, soprattutto col pensiero di nostro Signore. Ero malato e mi avete dato sollievo. Non riusciva più a bere il latte, che le suscitava una invincibile ripugnanza. Le dissi: la prenderebbe questa tazza per salvarmi la vita? Rispose: sì, ebbene, guardi. E non la prendevo per amore di Dio. Beve la tazza di un fiato. Quando soffro molto, sono contenta di soffrire io. Sono contenta che non sia una di voi. Mi parlò della lettera di un sacerdote, il quale diceva che la Santa Vergine non aveva conosciuto le sofferenze fisiche. Madre mia, guardando stasera la Vergine Santa, ho capito che non era vero. Ho capito che aveva sofferto non soltanto nell'anima, bensì anche nel corpo. Durante i viaggi ha patito tanto freddo, tanto caldo, e la stanchezza. È stata digiuna tante volte. Sì, lei lo sa cos'è soffrire. Sacra famiglia, quando Gesù bambino cresceva, forse diceva a sua madre, vedendola digiunare: vorrei digiunare anch'io. E la Santa Vergine rispondeva: no, Gesù, piccino mio, sei ancora troppo piccolo, non hai forza abbastanza. O forse non osava impedirglielo. E San Giuseppe il buono, come l'amo. Lui non poteva digiunare a causa del lavoro suo. Lo vedo che pialla, ogni tanto si asciuga la fronte. Mi fa compassione. Mi pare che la vita loro fosse tanto semplice. Le donne del paese venivano a parlare con la Vergine Santa familiarmente. Qualche volta le chiedevano di affidare loro Gesù bambino perché giocasse con i bimbi loro. E Gesù bambino guardava la Vergine Santa per sapere se doveva andare. Mi fa tanto bene quando penso alla Sacra Famiglia immaginare una vita perfettamente comune. Non tutto quello che ci viene raccontato o che viene ipotizzato. Per esempio, che Gesù bambino, dopo aver fatto degli uccellini di terra, ci soffiasse sopra e desse loro la vita. No, Gesù bambino non ne faceva miracoli inutili di questo genere. Allora perché non sono stati trasportati in Egitto da un miracolo che sarebbe stato così utile? E che sarebbe parso tanto facile a Dio misericordioso, in un batter d'occhio sarebbero stati trasferiti là. Ma no, tutto nella loro vita si è svolto come nella nostra. E quante pene, quante delusioni, quante volte è stato rimproverato il buon San Giuseppe, quante volte hanno rifiutato di pagargli il suo lavoro. Oh, come si rimarrebbe stupiti vedendo tutto quello che hanno sofferto. Ho provato piacere pensando che delle anime pregavano per me. Allora ho detto al buon Dio: vorrei che queste preghiere andassero a vantaggio dei peccatori. Non vuole che sia per il suo stesso sollievo? No. "21 agosto. La guardavo in ginocchio, avevo il cuore pieno di tristezza. È triste, madre mia. È
È triste, madre mia, perché? Perché lei soffre tanto. Sì, ma quanta pace anche. L'hanno considerata imperfetta in quella circostanza in cui non l'hanno capita. E lei con soddisfazione, ecco, tanto meglio. 22 agosto, oh madre mia, cosa diverrei se il Signore misericordioso non mi desse la forza? Restano soltanto le mani di libero. Non si sa che cosa sia soffrire così. No, bisogna sentirlo. 23 agosto, oh madre mia, cosa diverrei se il Signore misericordioso non mi desse la forza? Restano soltanto le mani di libero. Non si sa cosa sia soffrire così. No, bisogna sentirlo. 23 agosto. Non avevo ancora passato una notte tanto cattiva. Oh, come deve essere buono il Signore, perché io riesca a sopportare tutto quello che soffro. Mai avrei creduto di poter soffrire tanto. Lei ha cantato tutto quello che mi hai dato, Gesù, può riprenderlo. La prenda in parola. Sì, e non me ne pento. Il Signore misericordioso non mi fa presentire una morte prossima, ma sofferenze molto più grandi. Però io non mi tormento per questo, voglio pensare soltanto al momento presente. Alla sua infermiera, preghi molto la Vergine Santa per me, perché se lei fosse malata, io la pregherei tanto per lei. Quando si tratta di noi stesse, non si osa. Aveva offerto le sue sofferenze per un giovane seminarista tentato. Lui l'aveva saputo e scrisse una lettera umilissima e commovente. Ella disse: questa lettera che consolazione. Ho visto che le mie piccole sofferenze portano un po' di frutto. Ho notato sentimenti di umiltà che esprime. E quanto mi fa bene vedere come in così poco tempo si possa avere tanto amore e riconoscenza per un'anima che ci ha fatto del bene e che non conosciamo prima. Che sarà dunque nel cielo quando le anime conosceranno quelle che le hanno salvate? Mi parlò ancora della Vergine Santa dicendomi che tutto quello che aveva inteso predicare riguardo a lei non l'aveva commossa. Che i sacerdoti ci mostrino delle virtù praticabili. È bene parlare delle sue prerogative, ma bisogna soprattutto poterle imitare. Lei preferisce l'imitazione. Per quanto sia bella una predica sulla Santa Vergine, se tutto il tempo si è costretti a fare se ne ha abbastanza. Come mi piace di cantarle il sentiero stretto del cielo, tu l'hai reso facile praticando sempre le virtù più umili. 24 agosto, le domandai se era scoraggiata. No, eppure tutto va peggio. Ad ogni modo respiro, soffro violentemente. No, tutto va, non va peggio, tutto va per il meglio. 25 agosto, le dicevo il mio desiderio di conoscere la data della sua morte. Mi rispose: io non lo desidero, sono in una tale pace. Una consorella entrava tutte le sere nell'infermeria e mettendosi in fondo al letto la guardava ridendo. Suor Teresa di Gesù Bambino,
le contraccambiava il sorriso, ma io sentivo che questa visita indiscreta la doveva stancare parecchio. Quando glielo domandai, rispose: «Penso che il nostro Signore sulla croce è stato ben guardato così in mezzo alle sue sofferenze, poiché è detto nel Vangelo che lo guardavano scuotendo la testa». È un pensiero che mi aiuta a offrirgli con tutto il cuore questo sacrificio. Ma sì, è molto penoso essere guardate ridendo quando si soffre. Rimase per vari giorni come muta per il dolore e in un'agitazione, un'angoscia inesprimibile, di quando in quando ci supplicava perché pregassimo e facessimo pregare per lei. Oh, quanto bisogna pregare per gli agonizzanti, se si sapesse. Io credo che il demonio abbia chiesto al Signore il permesso di tentarmi per mezzo di una sofferenza estrema, affinché arrivi a mancare di pazienza e di fede. Gemeva, ma così dolcemente. Oh, come mi compatisco. Eppure non vorrei soffrire meno. Sono pronta a tutto. Bisogna abbandonarsi. Sorelline mie, vorrei che foste più liete. 26 agosto. Le avevano lasciato tutta la notte il cero benedetto acceso. E a causa del cero benedetto che ho passato una notte non troppo cattiva, madre mia, com'è necessario che il Signore buono aiuti quando si soffre tanto. Com'è strano, paura di morire. Soffriva continuamente la sete. Suor Maria del Sacro Cuore le disse: «Vuole un po' d'acqua con ghiaccio?» E a lei sfuggì questa risposta: «Oh, ne ho tanta voglia». Suor Maria del Sacro Cuore riprese: «Ma nostra madre l'ha obbligata a chiedere tutto quello che le è necessario. Lo faccia per ubbidienza». Lei rispose: «Infatti, chiedo tutto quello di cui ho bisogno». «Chiede soltanto il necessario, mai quello che può dar sollievo». «No, il necessario soltanto. Così, quando non ho uva, non ne chiedo». Un po' di tempo dopo, un po' di tempo dopo che aveva bevuto, guardava il bicchiere d'acqua ghiaccia. «Beva ancora un poco», le dicemmo. «No, non ho la lingua abbastanza riarsa». 28 agosto, mi disse indicandomi dalla finestra un punto molto ombreggiato del giardino: «Ecco, guardi, vede laggiù, accanto ai castagni, quel punto nero ove non si distingue nulla? È in una buca come quella che mi trovo io, anima e corpo. Ah sì, quali tenebre, ma mi ci sento in pace. Madonna mia buona, ecco ciò che mi fa venire voglia di andarmene. Stanco molto l'infermiera e addoloro le sorelline mie, perché sono tanto malata. Oh, vorrei andare». 29 agosto, le dicevo, è proprio duro soffrire senza alcuna consolazione intima. Ella mi rispose: «Sì, ma è una sofferenza senza inquietudini, la mia. Sono contenta di soffrire, poiché il buon Dio lo vuole». 30 agosto, le domandavo, sarebbe contenta se le annunciassero che morirà entro qualche giorno? Preferirebbe questo oppure di essere avvertita che soffrirà di più, sempre di più, per mesi e per anni? Oh, non sarei affatto più contenta. Quello che mi rende contenta è unicamente la volontà di Dio. Il 16 luglio aveva detto: «Se il Signore mi dicesse, se muori ora avrai una grandissima gloria. Se
se muori a 80 anni la gloria sarà molto meno grande, ma questo mi farà tanto più piacere. O allora non esiterei a rispondere: Dio mio, non cerco la gloria mia, cerco soltanto il gradimento vostro. I grandi santi hanno lavorato per la gloria del Signore, ma io che sono un'anima piccola, piccola, lavoro soltanto per fargli piacere, e sarei felice di sopportare i patimenti più grandi se anche fosse per farlo sorridere una sola volta. 31 agosto. Ho tanto bisogno di vedere le meraviglie del cielo. Niente mi tocca più sulla terra. È incredibile come tutte le mie speranze si sono avverate. Quando leggevo San Giovanni della Croce, supplicavo il Signore di operare in me ciò che il Santo dice, cioè come se avessi vissuto fino alla vecchiaia. Insomma, di consumarmi rapidamente per amore. Ed eccomi esaudita.